Ci troviamo nel salone che praticamente conduce gli appartamenti del vescovo della diocesi di Aversa. Ci troviamo quest'oggi qui per fare un'intervista in esclusiva al nostro amato pastore, al vescovo Angelo Spinillo. Vogliamo mostrare a tutti la bellezza di questo posto, di questo luogo, in modo tale da rendere partecipi chiunque delle tante bellezze che ci sono nella nostra città. Un piccolo viaggio, se vogliamo, di avvicinamento a quello che può essere un aspetto molto importante dei tanti monumenti storici che ci sono nella nostra città e non solo, e che ai più sono sconosciuti. Questo ovviamente è un luogo che accoglie l'appartamento del vescovo, dove il vescovo è ospitato, e dove noi adesso stiamo entrando nel suo studio personale, e da qui possiamo ammirare il bellissimo giardino che circonda il vescovato. E ora ci accingiamo ad avvicinarci a Sua Eccellenza. Eccellenza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per averci accolto, soprattutto per dedicarci questo poco spazio, attraverso questo piccolo video, insomma, lanciare anche un messaggio ai tanti fedeli e non solo. Ecco, da questo, seppur breve ma intenso periodo che l'ha visto qui alla diocesi di Aversa, sicuramente il suo compito è un compito non facile, un compito che richiede tante responsabilità. Ecco, che idea lei si è fatto in questo breve periodo della nostra città e di questo territorio? L'idea è di trovarmi in una realtà che porta con sé un cammino fecondo, vissuto con tanta intensità, una storia ricca, ricca di presenze importanti, significative, di presenze che hanno dato non solo lusso alla città, ma che hanno elaborato pensiero, che hanno sviluppato attività, che hanno generato anche movimento. Di azione sociale, di azione politica nella realtà nazionale. E dunque un territorio ricco di tante presenze significative e, come dicevo, quindi di potenzialità, quelle potenzialità positive che sono il segno di una civiltà di spessore, lo testimoniano le numerosissime anche significative opere d'arte che arricchiscono il territorio, arricchiscono i luoghi di culto e non solo di questa nostra città e soprattutto direi la testimonianza quotidiana di tanta gente che incontro e che davvero mi arricchisce con il suo desiderio di costruire, con il suo desiderio di poter essere protagonisti di una storia bella, di una storia positiva nel proporre vita. Grazie. Poi volevo chiederle, sicuramente essere a capo di una diocesi importante come quella di Aversa, come già detto prima, comporta tantissimi impegni. Ecco, la gente comune si chiede, ma il vescovo, la sua giornata come la comincia? Cioè, quando la comincia e come la finisce? Beh, diciamo che si inizia e si finisce un po' allo stesso modo, cioè con il segno di croce. Indubbiamente. Il nome del Signore, insomma, con la Ecco, noi preghiera. volevamo più che altro capire le piccole cose, ecco, che lei tra le tante cose importanti riesce comunque a fare in una giornata. Ma non saprei dire, ecco, c'è cioè sicuramente la ricerca di uno spazio, di un tempo di attenzione, di lettura, di riflessione, un po' di preghiera, certamente, anche se il momento più ricco della preghiera quotidiana di un vescovo, credo io, di un sacerdote, oltre alla celebrazione eucaristica, poi è la liturgia delle ore, e in particolare il momento delle lodi che al mattino celebriamo in cattedrale,
alle 8 meno un quarto, con alcune persone consacrate, alcuni fedeli che partecipano, ma che è soprattutto un momento di preghiera, ecco, intenso, vissuto con tanta gratitudine al Signore. E poi ci sono la quantità di incontri, soprattutto, che si vivono e che sono davvero sempre arricchenti. Certo, a volte si chiederebbe un po' di spazio in più per le cose nelle quali ci si può dedicare con il desiderio di fare qualcosa che sia magari piccolo, ma costruito, ecco, vissuto così, in prima persona, da se stessi. Devo dire però che ciò che davvero mi arricchisce è sempre il contatto vivo con tanta gente. Sì, allora noi purtroppo viviamo in un territorio dove ci sono tantissime cose belle, ma ovviamente ci sono tanti altri aspetti che non lo sono e non lo rappresentano. Tra le tante, ovviamente, il fatto di ricevere tanti appelli da persone bisognose, ammalati e quant'altro. Ecco, tante volte le persone si rivolgono alle istituzioni, si rivolgono alla Chiesa e tutto quanto. Ecco, tante volte abbiamo visto che lei è stato sempre prodigo di consigli, di sostegno, tante volte le avrebbe voluto dire sempre sì, tante volte lei forse non riesce a dire sì e tante volte ci sono delle istituzioni che potrebbero dire sì ma dicono di no. Ecco, che idea si è fatta in tal senso? Beh, diciamo, il nostro territorio lo conosciamo, penso, bene, e con l'ampiezza della gamma delle ricchezze di cui è dotato, però vive anche delle terribili cadute di difficoltà. E difficoltà che sono generate oggi da mancanza di lavoro, da problemi di salute, da tutto ciò che è l'inquinamento, da quelle forme di prepotenza organizzata, di malavita organizzata, che in maniera a volte forse non molto visibile, ma terribilmente pesante, tendono a dominare il territorio, a dominare le persone, a sfruttare le situazioni per poter guadagnare qualcosa sulla vita degli altri. E questo provoca un'enorme quantità di bisogni, di urgenze, di esigenze. E credo che in questo studio, che non è certo il centro della Caritas, perché il centro della Caritas, grazie a Dio, sta lavorando e funziona in maniera mirabile, e con tanto sacrificio e con tanto impegno di tanti volontari, che è una delle cose belle. Però ecco, in questo ufficio posso dire passano tanti disagi, tante fatiche, tante sofferenze, spirituali, materiali. E passano qui tante speranze, tante delusioni, tante tristezze, insomma c'è tanta, tanta fatica. Sì, si vorrebbe poter sostenere tutti, ma poi non ci si fa, non ci si riesce. E confesso che questo mi provoca a volte qualche moto di nervosismo, Certo. perché è il senso dell'impotenza, ecco, dell'impotenza Esatto. di fronte a tante cose che chiedono, che hanno bisogno. Insomma, si vorrebbe mettere ogni persona nella condizione migliore per poter esprimere nella vita anche le proprie capacità, i propri talenti. E a volte sembra che ci sia invece come un impedimento che non fa andare avanti il cammino di tanti. Difatti, noi prendiamo spunto da quest'ultima domanda, da questa sua riflessione, sicuramente profonda e realistica, per ricordare che lei da dicembre ha sostenuto, anche attraverso tutti i parroci, la causa che riguarda Adele Iavazzo, gli affetti dalla MCS. Sappiamo anche che lei ha scritto a tanti, in collaborazione anche con varie realtà associative, tra cui ricordiamo l'associazione New Dreams, e sappiamo che ci sono state delle risposte. E ci viene da dire che però le risposte che sono pervenute sono le cartoline di ritorno. Ecco, cosa pensa in questo senso? Cosa pensa del fatto che Adele Iavazzo non riesca a partire? E allora precisiamo qualche data. Di Adele ho conosciuto qualcosa dal mese di ottobre, quando il dottore, il suo medico curante, mi parlò di questa situazione. Poi si è organizzato
si è messo in moto, insomma, tanta attenzione, quindi da dicembre, nelle attività proprio del Natale, è diciamo, entrata a pieno titolo l'attenzione verso questa carissima amica, sorella, che per la sua gravità della sua malattia ha bisogno di poter essere curata in centri che però sono molto lontani da noi, negli Stati Uniti d'America. E allora ecco che si è lavorato, ecco, grazie anche all'associazione, questa associazione, ad altre associazioni, per raccogliere un po' di fondi, per mettere insieme diciamo, il necessario, ma anche per sollecitare delle attenzioni da parte delle autorità civili, che i ministeri preposti a queste situazioni, a queste realtà della salute umana, però sembrano non considerare, ecco, questo tipo di malattia ancora al momento come un qualcosa a cui dare il sostegno necessario. E nel frattempo devo dire che poi ho conosciuto altre persone anche che hanno gli stessi problemi, la stessa difficoltà di salute. E anzi, ci siamo resi conto che il numero di persone che sono affette dalla MCS, da questa forma di tolleranza, ecco, di agenti multipli chimici che sono presenti addirittura nell'aria, che si assorbono addirittura attraverso la pelle e neanche diciamo, attraverso solo il respiro o il nutrimento, ma proprio il solo fatto di starci, ecco, questo già crea grossi problemi. Insomma, ci siamo accorti che il numero qui da noi è cospicuo, esatto. E così a livello nazionale è ancora più grande di quello che noi potevamo pensare o immaginare. Confesso che fino a un paio di mesi fa forse pensavo che il caso di Adele fosse quasi unico. Poi invece è il convegno che è stato organizzato e, ripeto, l'incontro con altre persone mi ha dato la percezione di situazioni che è una cosa molto ampia. Sì. Questo mi rendo conto che crea problemi alle autorità, perché poi, insomma, io dico, se non si può provvedere a organizzare viaggi che possano permettere la cura più rapida possibile per Adele in particolare, beh, però insomma qualcuno dovremmo un po' darci da fare per attivare qui i centri che possano curare questo tipo di malattie, dal momento che, come dicevamo, il numero di chi è affetto da questa forma di patologia diventa consistente. E allora qui ci vuole un po' di impegno, di consapevolezza, ecco, noi l'abbiamo, come tu dicevi, l'abbiamo chiesto a tutte le autorità, da quelle del governo nazionale al governo regionale e provinciale, anche agli enti tipo la Croce Rossa, eccetera, che possono essere un po' coinvolti in questo. Di fatto al momento non abbiamo avuto risposte che fossero soddisfacenti, ecco, che fossero in grado di affrontare il problema. Non usiamo il verbo risolverlo, ma almeno affrontarlo. Certo. Detto questo, ovviamente diventa estremamente difficile per persone che come Adele vivono questo stato di disagio profondo, soprattutto anche per quanto concerne, ecco, l'aspetto sociale, perché non hanno contatti con nessuno, almeno nel caso di Adele sappiamo che è così. E quindi speriamo, insomma, che qualcosa si possa riuscire a ottenere, e soprattutto grazie a lei e al suo intervento, che già, insomma, è stato tanto fatto. Una cosa che adesso, per cambiare argomento, noi sappiamo ultimamente un film italiano si è affermato per quanto concerne il premio Oscar, La grande bellezza di Sorrentino. Ecco, a me viene da fare un paragone. La grande bellezza versana, i grandi monumenti, una chiesa che una città che ha la nomea di essere la città delle 100 chiese, la città normanna, la città millenaria, la città di Cimarosa. Ecco, sentiamo di dire tante cose su Aversa e la grande bellezza di Aversa. Ecco, secondo lei, in che stato di salute sta?
lo stato di salute delle cose belle di Aversa purtroppo non è buono. Non è buono perché la mia sensazione in questo è che ci sia generalmente un senso di poca attenzione, come se non si fosse nemmeno consapevoli delle ricchezze che ci sono state lasciate da chi ci ha preceduto. Quando dico consapevolezza, voglio dire che non abbiamo idea di un patrimonio da vivere. Io, questo è un discorso che ho fatto da sempre, anche dove stavo prima, che ugualmente era un luogo in cui però c'era più cura, ma c'era una cura interessata, potrei dire, al fatto di poter attirare comunque un po' di turismo, un po' di movimento, quindi che desse vitalità al territorio. E qui forse questo problema di dare vitalità al territorio, per certi versi, non è stato legato al turismo, alle opere d'arte che ci sono, e allora le ha fatte un po' decadere, le ha lasciate un po' in abbandono. Invece io sono convinto, come ripeto, dicevo già precedentemente nel luogo dove stavo, che le opere d'arte non vanno mai considerate come una fonte di guadagno, come un volano di movimento di una piccola economia legata al passaggio di persone interessate a vedere le nostre bellezze, ma le nostre bellezze devono essere la nostra ricchezza, perché è in quelle bellezze che noi leggiamo un progetto di vita, in quelle bellezze noi leggiamo un amore alla vita, leggiamo un partecipare alla storia, leggiamo tutto un coinvolgimento dell'umanità in un dialogo che si offre, che si presenta a tutti e che diventa condivisione, diventa ricchezza comune, ci appartiene, qualcosa che ci fa sentire l'appartenenza al territorio e ci forma interiormente. Allora io credo che noi dobbiamo poter dare molta attenzione a questo nostro patrimonio artistico e non per, ripeto, l'interesse di un qualche vantaggio economico che se ne possa avere in una forma o in un'altra, ma per il valore in se stesso, quel valore che è, ripeto, l'attività umana che esprime un pensiero e che attraverso ogni forma di realizzazione lo comunica agli altri. Per un'altra domanda, Eccellenza, da quando lei è vescovo, sicuramente ci sono state decisioni difficili, difficili insomma da prendere. Ecco, tra le tante decisioni che lei ha preso, ce n'è qualcuno forse che non avrebbe voluto prendere? Ma oddio, decisioni difficili sono sempre quelle un po' relative alla vita delle persone, no? È come quando, oserei dire, un padre deve chiedere ai figli di avere delle attenzioni che forse non hanno avuto, o di maturare degli atteggiamenti nei quali poter crescere. Io cerco sempre di essere molto in dialogo con tutti, ecco. Non mi piace dare direttive attraverso decreti o forme che possano sembrare soltanto un fatto di autorità, pur legittimo, per quanto legittimo possa essere. A me piace ci sentiamo tutti coinvolti in un cammino che è l'interesse supremo. Che direbbe il codice di diritto canonico della Chiesa, l'interesse supremo è la salvezza delle anime, beh, che questo sia diciamo, partecipato da tutti, sia voluto, desiderato da tutti. E se per la salvezza delle anime è opportuno anche dover fare dei passi che possono sembrare non facili, non agevoli, non comodi, non gradevoli, richiedono dei sacrifici, di dover rinunziare a qualcosa, beh, a me piace che questo sia condiviso. Certo, a volte si ha la responsabilità di doverlo decidere, insomma, e di doverlo presentare a tutti, però credo che sia importante che lo si viva in forma di coinvolgimento. Certo. Ecco, adesso per concludere,
A chi la guarda, chi la sente, a chi la legge, a chi la leggerà eventualmente, ecco, a tutti i fedeli, non solo a tutti i fedeli, a tutti coloro che credono, che hanno nel cuore una speranza di migliorare e di avere una vita, diciamo, migliore di quello che forse vivono. Come li salutiamo? Cosa gli diciamo? Beh, diciamo, la nostra diocesi, ecco, vive in questi giorni un evento che è storico, io ci tengo a sottolinearlo, ed è la beatificazione di Padre Mario Vergara. Abbiamo qualche altro già beatificato nella nostra diocesi, però questo è avvenuto lontano da noi, non è mai avvenuto qui. Sabato prossimo, 24 maggio, per la prima volta nella storia, avremo nella nostra diocesi la beatificazione di questo padre, il quale è stato ucciso in Se Birmania. possiamo dire la data, Eccellenza, Sì, perché sabato prossimo quando ne avremo? 24 maggio, Ah, 24 ovviamente. maggio. Ah, chiedo scusa. Ho detto sì, 24 maggio prossimo, e perché diciamo questo sacerdote nel 1950, ucciso in Birmania per essere colui che annuncia il Vangelo, colui che condivide un cammino con la popolazione locale verso la fede, verso il Vangelo. Insomma, questa è una delle testimonianze luminose di quanta attenzione positiva, di quanto slancio e fedeltà al bene c'è stata e c'è nella nostra diocesi. D'altra parte lo abbiamo celebrato anche 2 mesi fa, con i 20 anni dalla uccisione di Don Peppino Diana. E queste realtà poi suscitano sempre un fermento di vita nuova. Allora l'augurio è che ci possa essere in mezzo a noi un'attenzione, una capacità di riflettere, di comprendere, di raccogliere messaggi e di poter essere in dialogo e poter così crescere davvero in maniera positiva, senza paura. Non abbiamo paura di perdere nulla, perché nell'attenzione alla vita c'è sempre solo da crescere nella vita. Eccellenza, prima di salutarla, vorrei che lei si facesse una piccola domanda e una piccolissima risposta. Se ce l'ha, se non ce l'ha, concludiamo questa nostra intervista. Se Non ho capito che vuol dire. lei si volesse fare lei una domanda, alla quale poi trova anche la risposta. Ma non so, la domanda potrebbe essere quella che ci facciamo ogni giorno, no? E la troviamo nel Salmo 8, a me suona sempre tanto positivo. Il Salmo 8 contempla le grandezze dei cieli, dell'universo, della terra, della natura, del firmamento, e poi chiede: Signore, ma hai fatto tutte queste cose grandi, e che cos'è l'uomo che ti ricordi di lui? L'uomo che in definitiva è tanto più debole di tutte le forze della natura, e a cui basta un nulla per rivelare la sua fragilità. E credo che questa domanda ce la poniamo sempre, no? Cos'è l'uomo che ti ricordi di lui? E questa domanda la rivolgiamo pensando a noi stessi, io pensando a me stesso, dico: chi sono io che tu, Signore, ti ricordi di me? E allora, se il Signore si ricorda di me e mi fa partecipe della ricchezza della vita, e questo significa che l'umanità, ecco, è chiamata ad una dignità grande, la dignità di essere figlia di Dio, di appartenere a colui che è il creatore, di poter collaborare con il creatore a rendere la vita più degna di essere vissuta, a rendere la natura, il mondo, tanto più fecondo di vita. E allora credo che questa sia la domanda che continuamente noi ci facciamo, no? Dice: guardo il cielo, le stelle, guardo i mari, le profondità del mare. Poi mi chiedo: ma l'uomo che cos'è? Eppure l'uomo, dice il Salmo, è in grado di dominare tutte queste cose. Tu ci hai fatto capace di essere collaboratori della tua creazione. Allora la risposta è che si possa essere davvero collaboratori della creazione di Dio, portatori di vita, e tutto il resto possiamo dire non Ecco, noi serve a nulla. adesso abbiamo memorizzato questa sua domanda e questa sua risposta la faremo nostra, pure noi. Grazie, Eccellenza. Grazie.